15 anni continuo a non capire chi ha interesse a vedere questo territorio sottosviluppato. Sono nate delle aziende a carattere familiare ma molto promettenti, per esempio ad Acquaviva, per esempio a Vallelunga, per esempio a Villalba, e hanno dovuto chiudere perché i TIR non volevano più percorrere quelle strade e si fermavano nell'autostrada all'area di servizio della Palermo-Catania, e quindi dovevano fare dei camioncini per andare a scaricare la roba, caricarla sul camion e riscaricarla, e quindi non potevano più reggere questi costi e hanno chiuso queste aziende. Se pensate che i nostri studenti si prendono il pullman già alle 6:20 dai paesi del pallone per arrivare, e non si sa mai se l'arrivo è assicurato, a Caltanissetta alle 8:30 e poi devono ripartire nel pomeriggio per arrivare a sera a casa, solo a percorrere 30 chilometri, 40 chilometri, che al nord si fanno in un massimo di 20-30 minuti, questo è assurdo. Significa non volere lo sviluppo di questo territorio, non volere il futuro della nostra popolazione e relegare questo popolo e questo territorio a una sorta di ospizio per anziani, perché tale sta diventando questo centro della Sicilia. Io non so se questo centro della Sicilia non è tenuto in conto dal governo, non è tenuto in conto dal nostro governo regionale. Fatto sta che col terremoto che ha colpito Catania e Acireale, per fortuna dico i danni sono stati più alle strutture, alle case, un'intera regione si è coinvolta, il governo centrale nella persona del presidente è andato direttamente a vedere i luoghi del disastro, questo territorio di Caltanissetta del centro Sicilia continua a vivere una situazione di terremotato, perché noi non possiamo definire questo territorio in altro modo che terremotato. Terremotato perché non abbiamo più le strade, terremotato perché le imprese che avrebbero dovuto finalmente aprire un'arteria importante quale la Agrigento-Caltanissetta, questa azienda è scomparsa dalla circolazione, lasciando non solo un disagio straordinario delle strade per cui devi girare a destra e a manca, se entriamo davvero in una conigliera dove devi entrare e uscire, ma ha gettato sul lastrico tante imprese nostre che stanno seriamente rischiando il fallimento e quindi il crollo totale. Questo significa non solo che le vie di comunicazione sono bloccate e rese ancora più complicate rispetto a prima di iniziare questi lavori, ma significa anche gettare nel baratro tante famiglie. Non è più possibile allora stare qui ad accontentarci con la logica del bonè, vediamo da dove si può passare, bonè, vediamo come possiamo sbarcare in un altro. Non è più possibile. E se dall'alto non ci viene l'aiuto,
non ci rimane altro che la mobilitazione dal basso. Non possiamo più far finta di non vedere, siamo davvero stanchi di sopportare, di ingoiare rospi amari e siamo stanchi di passare per gli scemi di turno. Lo Stato, il governo, chi che sia, ci sta considerando alla stregua degli immigrati e quindi ci sta isolando e rigettando sempre più in un Mediterraneo per lasciarci affogare. Noi siamo cittadini italiani che paghiamo le tasse come le pagano i milanesi, i torinesi e come le pagano i veronesi, quindi non capisco perché appena si crea una buca nel nord, innottata, viene subito riparata, appena qua le nostre strade crollano, dobbiamo ricorrere a fare ponti con tronchi di legno, con il bricolage nostrano e lo Stato dei nostri soldi che se ne fa? I nostri soldi, le nostre tasse, noi le paghiamo come tutti, vengono investiti forse al nord e noi siamo cittadini di serie B, di serie C, o che tipo di cittadini siamo? L'Italia finisce a Reggio Calabria per noi o l'Italia finisce nel Mediterraneo? Io me lo sono chiesto. E quindi ce lo chiediamo in tanti e questo è il momento di non stare più a fare giochi diplomatici, giochi così politici. Questo è il momento di rimboccarci tutte le maniche, di toglierci qualsiasi colore e qualsiasi appartenenza, perché il problema di uno è un gravissimo problema di tutti. E quindi insieme al sindaco abbiamo voluto convocare questo incontro perché è giunto il momento di prendere coscienza che il popolo, tutto il popolo, e sono, ripeto, strafelice che moltissimi sacerdoti siano qui presenti a rappresentare gli interessi del popolo, che tutto il popolo prenda coscienza che bisogna far sentire la nostra voce con iniziative, con progetti, con programmi opportuni e vedrete sempre il Vescovo, sempre i sacerdoti in prima fila con tutti voi perché quello che ci è dovuto, per dovere dello Stato. E quello che noi chiediamo per diritto di cittadini italiani non ci deve essere né proibito né concesso per le elemosine. Grazie a tutti. Grazie Eccellenza, buongiorno, buongiorno a tutti. Io Eccellenza la voglio ringraziare per aver voluto organizzare qui questo momento, ma soprattutto per aver voluto incoraggiare questa risposta della città. Più volte lei ha sollecitato questa città ad alzare prima di tutto la testa e poi le gambe. Sa Eccellenza, io sono un misseno e mi sento come tanti dei concittadini parte di una comunità di brava gente, di gente che cerca di avere pazienza, di aspettare che nella coscienza di chi determina i destini nasca la fiammella della responsabilità. Come dicevo poc'anzi, mai e poi mai mi sarei immaginato di dover essere dentro una manifestazione pubblica.
però veramente oggi mi sono reso conto che non solo è necessario, ma è doveroso. Anche a me fa molto piacere incontrare oggi la mia città nelle diverse componenti, così come mi fa piacere vedere una rappresentanza della Giunta che è qui, non sono potuti venire tutti gli assessori perché gli altri sono impegnati nell'attività amministrativa, perché oggi non si tratta di discutere di un colore politico piuttosto che di un altro, di una parte della città piuttosto che di un'altra. Qui oggi si difendono gli interessi di tutta la comunità intera, che può oggi difendersi soltanto alzando prima la testa e poi la gamba. Quando mi sono insediato nel 2014, questa strada, l'Agrigento Caltanissetta, era la base su cui costruire lo sviluppo del nostro territorio. Era un assediario fondamentale perché collegava l'autostrada 19 con Agrigento e che quindi poneva la città di Caltanissetta dentro un sistema viario che avrebbe consentito a persone e merci di arrivare rapidamente nell'aeroporto di Catania, poi con le ferrovie, pensando a un piano strategico per il potenziamento della linea ferroviaria di Catania, che vedeva sempre come stazione strategica, ma soprattutto il collegamento con Agrigento serviva a collegare la città attraverso questa strada degli scrittori dentro un progetto di sviluppo culturale e turistico importante. E ci avevamo creduto fortemente a questo progetto. Poi, piano piano, negli anni, monitorando anche col Consiglio Comunale le attività, ci rendiamo conto che i problemi erano continui. E allora lì, tavoli tecnici con ANAS, tavoli tecnici con la CNC, per cercare di stare sempre lì a stimolarli per far capire quanto era importante questo assediario per noi. Nell'attività di rallentamento dei lavori sempre più evidente c'era anche la spada in angolo sulla testa, che è la chiusura del viadotto San Giuliano, un viadotto importante che collegava la città all'autostrada. Quindi ci siamo ritrovati con una situazione di isolamento, che è un isolamento fisico, perché arrivare a Caltanissetta oggi è un'impresa proprio fisica, ma la cosa più grave, ma grave quanto questo, siamo entrati dentro una percezione in Sicilia che Caltanissetta è una città difficile da raggiungere. Questo significa che tutti gli eventi che si organizzano, tutte le attività di promozione, anche l'idea appunto di trasportare le merci, viene percepita come un'attività più difficile rispetto alle altre. Oggi non è il tempo delle polemiche, eccellenza, è il tempo della mobilitazione. Perché, come dicevo, in questo ultimo anno soprattutto, ho fatto più volte viaggi a Roma per incontrare ANAS, per cercare di sensibilizzare il governo rispetto al riconoscimento di un'area del centro Sicilia che è depressa sì, ma che ha tutti gli strumenti e la volontà per uscire fuori da questo contesto, ha solo bisogno di infrastrutture viarie in particolare e una considerazione nel sentirsi parte di un progetto comune di sviluppo della nazione. E ho lavorato come sindaco, come quindi rappresentante istituzionale in questa direzione. Quando poi ho incontrato gli imprenditori, lì è stato per me un momento veramente terribile. Cioè, quando ho scoperto che dietro a tutto questo c'erano non una, non cinque, ma un centinaio di aziende che di fatto avevano sostenuto
la realizzazione di quest'opera locali che impiegano lavoratori e quindi garantiscono la quotidianità delle famiglie del nostro territorio, che oggi, a seguito di quello che sta succedendo, quindi il blocco del cantiere, rimangono con una situazione debitoria rispetto alle banche enorme. E lì ho scoperto che i veri finanziatori di quest'opera sono stati loro, le aziende del nostro territorio. Aziende sane, aziende gestite con la logica di un padre di famiglia, che tenevano in ordine, in un equilibrio dinamico, difficile, aziende in un territorio dove fanno impresa difficilissimo, per tante ragioni. Bene, queste aziende accettano il protocollo di legalità, ci accettano di dialogare con lo Stato assumendosi una serie di oneri, ma dentro una logica di legalità, partecipano a questo patto per la legalità. E oggi queste aziende vengono lasciate sole, abbandonate. Allora per me, oltre al danno, ho dovuto percepire anche la beffa, perché credere nello Stato, nella legalità, per noi è l'unica vera opportunità di sviluppo del nostro paese. E non si può restare vittima di questa accettazione di regole. Per questo io li ho incontrati, li ho ascoltati, e poi mi sono reso conto della voragine, mi sono reso conto di quanto grande era questo problema. Così come i sindacati. Ho incontrato i sindacati che mi hanno rappresentato il problema invece di chi lavora dentro il CNC, oltre dei lavoratori che lavorano nelle imprese. Ecco, lì ho capito che eravamo davanti a una calamità sociale ed economica, da cui difficilmente potremo rialzarci se esplode in tutta la sua realtà. Ho trovato vicino comitati di quartiere, finalmente in realtà attive nella nostra città. Cittadinanza responsabile e consapevole. E allora oggi, rispetto a una impotenza nel cercare di affrontare questo problema dove lo scaricabarile è lo sport principale, perché non si riesce a capire chi è a capo della responsabilità di tutto quello che succede. Dopo gli appelli fatti al primo ministro, al ministro Toninelli, dopo aver chiesto al presidente Musumeci di farsi protagonista attivo rispetto a questa problematica, io oggi, parlando con Sua Eccellenza qualche giorno fa, ho detto: mi rendo conto che oggi gli unici che possono difendere gli interessi del nostro territorio siamo noi. È il momento di alzare la testa e le cose. È il momento di far percepire che questo territorio ha una dignità. E questa dignità deve essere rispettata in un momento come questo, che è equiparabile a quello che è successo a Genova, col ponte. Lì il governo è stato immediato. Ha trovato risorse e ha trovato persone, commissari straordinari, per intervenire su quell'attività. Sua Eccellenza ha citato Catania e la zona etnea, dove lo Stato è intervenuto. Noi dobbiamo pretendere che lo Stato intervenga anche qui. E lo deve fare adesso. Non possiamo aspettare. Non possiamo aspettare ancora. Non possono aspettare le imprese di questo territorio. Non possono aspettare i comuni vicini. Perché la situazione della viabilità nella nostra provincia è da quarto mondo. Quindi oggi siamo qui per sentirci tutti protagonisti di un rispetto della nostra dignità. E lo deve fare tutta la comunità. E veramente, lo dico, vedere i sacerdoti qui, i parroci, è veramente...
vedere le organizzazioni del mercato cattolico, vedere i comitati di quartiere, cioè vedere la città nella sua espressione organizzativa più impegnata. Credo che questo mi incoraggia molto, mi dà il senso che questa battaglia va combattuta e va combattuta per la nostra dignità. Noi faremo questa manifestazione in due. Partiremo alle 9.30 dalla Galleria Sant'Elia, quindi dove c'è il McDonald's. Da lì faremo un corteo che passerà la città attraverso le aree della regione fino ai piazzi. Con noi ci saranno i sindaci degli altri territori disastrati, che sono quelli interessati dalla Palermo Agrigento, altra cantiere della CNC abbandonato, e ci saranno i sindaci del territorio che va da Agrigento a Caltanissetta, ma ci saranno anche i sindaci del Vallone, che sono i sindaci che in questo momento pagano un deficit infrastrutturale pazzesco. Con i sindaci ci saranno i consigli comunali e ci saranno rappresentanze della città. Perché il problema sì è nostro, della nostra città, ma è il problema di un sistema, che è il sistema della Sicilia centrale, che deve essere messo obbligatoriamente, senza aspettare più un secondo, nell'agenda delle priorità del governo nazionale e regionale. Per questo ho chiesto al Presidente della Regione Musumeci di essere con noi nella manifestazione, perché il primo a dover riconoscere l'importanza e la gravità della situazione deve essere il Presidente Musumeci. E veramente mi auspico e mi auguro che lui possa portare questo segnale alla nostra comunità, perché un Presidente della Regione ha il dovere di difendere la Sicilia tutta per le sue varie parti, e la parte più fragile in questo momento siamo noi. E quindi auspico veramente, così come ho chiesto nella telefonata che vi ho fatto, che faccia sentire la vicinanza del governo regionale. Quindi ci vediamo sabato alle 9.30. Io più che dire che non vorrei che passasse un determinato concetto, voglio raccontarvi per far crescere la stessa rabbia che abbiamo dentro noi imprese quello che è successo. Quindi scenderò un pochettino più nel pratico, nel concreto. Noi, come tutte le aziende del territorio, non solo del territorio, posso dire a gran voce quelle siciliane, venivamo da un periodo di crisi forte, eravamo già pronti a chiudere di per sé. Avevamo quasi tutti operato la nostra scelta e avevamo preferito evitare di continuare che ci fosse un aggravio di spese, perché noi come imprese le tasse le paghiamo, come tutti. E quindi dovevamo pure sobbarcarci di quello che in quel momento di forte crisi era per noi un peso. Chi? Il nostro braccio destro, il nostro dipendente. Per nostra buona, ma oggi posso dire non buona fortuna, ci siamo visti tutti invitare a braccetto da questa grande opportunità che ci sembrava l'unico modo per risvegliare le nostre finanze, innanzitutto, per poter dire orgogliosamente: io faccio parte di una comunità, faccio parte di un territorio e io, in quanto impresa, forza economica, posso benissimo a gran voce dire: oggi un mattone di questa comunità l'ho messo io, con i miei strumenti, con i miei dipendenti, con le mie forze umane, con le mie capacità intellettuali. Chi è venuto a prenderci a braccetto oggi è quella stessa persona che ci ha detto: ti garantisco io. Secondo voi, se noi tutti che paghiamo le tasse siamo invitati dallo Stato a non a non pagare più, ma siamo invitati singolarmente a partecipare a qualcosa di buono per la nostra terra,
per i nostri figli, perché poi è di futuro che si parla. A questo punto tutti ci siamo visti proprio presi non per la gola, eravamo entusiasti di portare avanti quest'opera, perché era il governo, era lo Stato, la madre patria, così come lo vogliamo chiamare, quella che ci ha invitato a dire: costruisci qualcosa di buono nella tua terra, perché poi te la ritroverai tu. Io sto facendo un discorso non solo da impresa, ma da cittadino, da cristiano. Sto facendo un discorso di sofferenza per farvi toccare con mano che la prima persona che ha chiesto il nostro parere e a cui noi abbiamo detto vuole dire sì era proprio lo Stato. Questo Stato ci ha, tra virgolette, ingannato. La mia non vuole essere una diretta accusa, non ho mai accusato nessuno, però i fatti sono così evidenti, sono così eclatanti, che oggi l'unica persona di cui mi fidavo è stata l'unica persona a fallire. I nostri dipendenti stanno da diversi mesi non percependo lo stipendio, e tra questi dipendenti ci sono persone strettamente collegate a voi. Sono quelle persone che a fine mese dovrebbero portare lo stipendio perché la vostra famiglia possa andare avanti, affrontare le spese del mutuo, possa riuscire a mangiare, possa riuscire a vestirsi dignitosamente. Oggi tutte le nostre imprese non possono permettersi di dare il giusto ai propri dipendenti. E questo è tutto quello che viene fuori da un grosso inganno, dall'inganno di pensare di poter avere una grossa speranza, che è quello di intraprendere dei lavori per il quale lavoro noi tutti ci siamo subito prodigati ad andare a mettere di tasca nostra, e siccome non eravamo bastevoli di quello che avevamo come risorse, perché ricordo sempre venivamo da una forte crisi, abbiamo chiesto aiuti alle banche, semplice, dichiarando che siamo disponibili qualora l'opera non andasse a rimetterci anche la nostra casa. Quindi tutto quello che vi sto sommariamente, scusatevi, purtroppo per questioni di tempo non posso dilungarmi più di tanto, sta recando danno soltanto ai nostri figli, sta distruggendo quello che è il nostro piccolo futuro. E allora, a tal proposito, noi abbiamo chiesto come imprese, abbiamo espresso la volontà, perché noi siamo gente volenterosa, desiderosa di lavorare, abbiamo espresso la volontà di poter ripartire con le opere, ma abbiamo posto una condizione che per noi diventa essenziale: noi non possiamo ripartire a fare l'opera, non possiamo più garantire i soldi ai nostri dipendenti, quindi alle vostre famiglie, non possiamo più contribuire allo sviluppo economico oltre che infrastrutturale del nostro territorio, se prima non ci danno quello che ci hanno malamente tolto. Allora, l'azione che vogliamo fare in comunione con tutti gli altri, sindaco, vescovo compreso, glielo metto con grande orgoglio, sindacati, è inutile ribadire che non vogliamo che ci siano colori politici a questa vicenda, ma dobbiamo veramente in maniera massiccia far sentire questo grido così forte, e che se non basterà dobbiamo continuare a gridare, perché ci devono sentire, devono capire che questo problema, il problema che stiamo avendo in Sicilia, è un problema che domani potrà esserci in qualsiasi regione d'Italia. E siccome noi siamo parte integrante di questo Stato, di questa Italia, noi vogliamo esercitare i nostri doveri, vogliamo avere i nostri diritti, e come tali vogliamo far sì che questa terra, soprattutto la nostra città, sia vanto per la Sicilia. Non concetto contrario di vanto, qual è eccellenza? Vergogna. Quindi solo per questo invito tutti ad essere presenti, portatevi chi volete, però dobbiamo dare un segnale forte come non mai, e vi garantisco una cosa, che se questa volta non passa questo segnale
non possiamo più continuare a gridare e rimarremo sempre quelli che siamo stati fino ad oggi. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Vincenzo Sena, rappresento uno dei comitati di quartiere che ha aderito a questa manifestazione. Allora, innanzitutto vorrei partire con un ringraziamento alla Sua Eccellenza del Vescovo e la presenza della Chiesa e quindi di riflesso a tutti i sacerdoti è molto importante per noi, per la città. Quindi porto il ringraziamento di tutta la città, di tutti i cittadini. Per quanto riguarda la 640 dovrebbe essere quell'opera che noi cittadini vedevamo come un'arteria che avrebbe creato sviluppo, ma che in realtà, nostro malgrado, si è dimostrata essere una trappola che ci ha reso schiavi. Io in un altro intervento, in un'altra assemblea cittadina, ho usato un termine forte. Il sindaco ricorderà bene, siamo diventati ostaggio della 640 e non a caso è stato usato quel termine, perché poi la realtà dei fatti ci ha dimostrato che è appunto questo. Nel contempo, come abbiamo potuto scoprire nel corso dei vari mesi che sono succeduti, abbiamo visto che la situazione è molto peggio di quella che avevamo preventivato e immaginato. Perché? Perché aggiungo, come cittadino e quindi come rappresentante dei cittadini, io rappresento pure i commercianti, che sono quel famoso indotto silenzioso che fa parte di questa città. Diceva poc'anzi il rappresentante dell'imprenditore, loro rappresentano anche famiglie, quelle famiglie che vanno a spendere, che sono senza stipendio e che vanno a spendere soldi che non hanno e che di riflesso si riflettono sulla nostra economia, sul nostro commercio. Quindi nell'indotto rientrano pure queste persone. Quindi il danno è abominevole, non si può commisurare. Qualcuno ha provato a dice commisuriamo il danno, ma come commisuri il danno? Cioè, qua è stato danneggiato dal bambino all'adulto, dall'imprenditore all'operaio. Io poc'anzi ho apprezzato le parole di Sulimento proprio sul fatto che diceva è una cosa che riguarda noi cittadini siciliani, che non dobbiamo essere di meno di quelli di Bologna, di Bolzano, di Genova. Sottolineo Genova per un discorso. Io ho proposto, per quanto riguarda noi comitati, si pensava di facciamo uno speciale o qualcosa, no, ho proposto di portare il tricolore, non a caso, noi alla manifestazione avremo tutto il tricolore, quel tricolore ha un significato, non è nulla a caso, noi pretendiamo le stesse attenzioni nel nostro territorio, delle stesse attenzioni che si sono messe per ripristinare il ponte Morandi a Genova. Qualcuno mi ha detto il ponte Morandi a Genova ci sono stati dei morti e quindi era un'altra cosa, un'altra situazione. Vorrei ricordare a qualcuno, se fosse l'ha dimenticato, che la 640 era soprannominata la strada della morte, dove tanti hanno perso la vita. E questo per noi rappresenta non solo una cosa di salute, ma anche una condizione di vita. Grazie a tutti. Abbiamo visto che in 3 mesi
tutti, diciamo, sono intervenuti, hanno preso alta coscienza di quella che è la situazione del territorio e le criticità anche economiche e sociali a cui va incontro tutto l'indotto. Ma purtroppo ad oggi poco, abbiamo visto poco e nulla sui fatti, abbiamo tutto fermo, sia l'opera primaria, sia le strade secondarie che sono state distrutte continuano a essere ferme e fuori da ogni norma, di ogni norma di legge, bravo. Quindi abbiamo deciso tutti insieme, capito che in effetti, come dice il sindaco, come dice l'eccellenza, è arrivato il momento di farci sentire forte, far arrivare il nostro messaggio a Roma, come fanno anche al nord, come fanno come hanno fatto a Genova, perché io sono stato sempre convinto da parte mia che fin quando non ci sarà un decreto legislativo a livello nazionale in uno stato di emergenza, quando si sbloccherà nulla. Grazie. Ci vediamo.